Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, video recensione. In questo video vi recensisco tre prodotti per unghie. Sono tre smalti, suddivisi in due categorie, comunque due brand differenti. Due andranno recensiti uno insieme all'altro e uno a parte. Partirei da quello che può essere recensito da solo. Se ti piacciono i miei video, prima di iniziare ti invito ovviamente a mettere un pollice in su di supporto e se non vuoi perdere i miei prossimi video c'è sempre il tastino dell'iscrizione. Allora, primo prodotto di cui voglio parlare è questo smalto trasparente di Idea Bellezza, codice IB42 ed è un semplice smalto trasparente da 12 ml. Loro lo chiamano top coat, però non come top coat mi sembra troppo blando, è un semplice trasparente, anche se ora si sta addensando un pochino, ma niente di grave. Ha il pennello largo e lascia sull'unghia un effetto lucido, molto bello, molto evidente. Non è quel lucido, quello smaltino stupidino trasparentino che se no ti serve come base. No, ha un bel effetto trasparente ma lucido, glow, plamposo, non lo so neanche spiegare. Comunque ha una stesura molto facile, non fa striature strane, si accomoda molto tranquillamente sull'unghia, ha un'asciugatura rapidissima, veramente nel giro di pochi secondi lo smalto è asciutto, però ha una durata, però vabbè, 4 giorni da solo li riesce a fare tranquillamente, quindi hai un effetto lucido sull'unghia per almeno 4, direi anche 5 giorni, poi si inizia a spellare sulle punte e va tolto. Mi piace anche come base, essendo corposo, non lascia trapelare nessun tipo di pigmento, neanche i più ostici, quali possono essere rosso, nero, eccetera. E mi è piaciuto anche come top coat. Come top coat più o meno mi ha fatto un 6 giorni, anche con smaltini non super efficaci. Ok. Tolto dente, tolto il dolore, ora vi voglio recensire questi due prodotti, step 1 e step 2 della Sally Hansen. Sally Hansen, sì. Questo marchio ha creato questa linea dei Miracle Gel. Praticamente step 1 è sempre il colore e lo step 2 è il top coat della linea. Io ho come colore il nero, il 40 460 Onyx Packed e poi vabbè il top coat, lo step 2, il 101. Queste tipologie di smalto non prevedono una base sotto, quindi il colore va messo direttamente sull'unghia, è lasciato asciugare e poi messo il top coat sul colore. Voglio vedere se c'è scritto qualche altra cosa. No, vabbè, consiglio di fare due passate di colore più il top coat e lasciare asciugare. I prodotti sono da, non ci sono gli ml, sì, sono 14,7 ml. Allora, lo step 1 che io ho il colore nero è questo, un po' trasparentino, ma ha anche l'altro, ha questo tipo di pennellino, quindi largo, che si accomoda bene sull'unghia. Ora vi faccio vedere anche quello dello step 2, che ha boccettino scuro e non mi piace perché non riesco a vedere che livello di smalto sono arrivata, però vabbè, alla fine uno se ne accorge, però preferisco comunque sempre vedere il prodotto all'interno. Allora, lo step 1, quindi il colore è molto trasparente come vi stavo dicendo, ha un'asciugatura molto rapida e per avere un bel nero sulle unghie io ho dovuto passare lo smalto, fare tre passate di smalto, quindi si asciuga rapidamente, però comunque si allungano i tempi considerando che devi mettere più passate sull'unghia, quindi non mi ha fatto impazzire.
Come durata senza il suo top coat, ha una durata discreta intorno ai 4 giorni. Stavo affogando. Passando ora al top coat, si asciuga rapidamente, ma in combo sono pessimi. L'ho provato più e più volte. Il top coat trascina il colore, non soltanto il colore della sua linea, ma di qualsiasi smalto vado a mettere sotto. Ora sto optando per il colore, uno smaltino trasparente che può essere questo, e infine il top coat. Mi fa allungare tantissimo gli step, quindi non mi piace questa cosa. Anche se con gli altri smalti il fatto di trascinarsi il colore è meno evidente rispetto al suo fratellino, quindi è una cosa un pochino strana. Come lucidità e comunque effetto sull'unghia della combo è molto bella se aspetti così tanto che lo smalto nero praticamente è asciugato da una giornata e quindi non si trascina. Purtroppo insieme sono una pecca indicibile. Veramente non mi sono piaciuti, questi due assieme sono indecenti. Presi singolarmente si possono ancora utilizzare, ma io non li utilizzo mai, cioè li utilizzate per poterli provare, ma mai più verranno utilizzati in combo. Ok, dopo una nota amara di questa recensione, io ti ringrazio per aver guardato il mio video, spero che ti sia stato utile. Ti rinvito, ovviamente ti rinnovo l'invito a mettere un pollice in su e iscriverti a questo canale per non perdere i prossimi video e nulla, ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi! In gamba!